Buonasera, andiamo a risolvere ora la sesta serie di esercizi della cinematica del punto materiale. Il primo esercizio è la prima tipologia dei moti composti che dice: due punti materiali partono contemporaneamente dalla stessa posizione, in direzioni ortogonali fra di loro. I moti dei due punti sono uniformemente accelerati con accelerazione A di 3 metri e A di 4 metri. Determinare il tempo necessario affinché la loro distanza risulti 400 metri. Allora, questi si muovono in due direzioni perpendicolari fra di loro, questi 90 gradi. Questo è lo spazio percorso S1, questo è lo spazio percorso S2 dal secondo punto. Ok? Affinché la loro distanza sia, siccome sono partiti allo stesso punto, che la distanza sia 400 metri, bisogna che l'ipotenusa al quadrato sia uguale a S1 al quadrato più S2 al quadrato. Più si conosce che lo spazio S1 percorso sarà uguale a S0, S1 di 0 alla 0, V0 quadrato fermo alla 0, 1 mezzo per 3T alla seconda. Il secondo spazio, S2, sarà uguale a 1 mezzo4T alla seconda. Ora abbiamo tre equazioni dove le incognite sono S1, S2 e T, quindi le possiamo risolvere. S1 e S2 le abbiamo rilevate, le sostituiamo nella prima, verrà 400 uguale a 4T alla quarta più 9 mezzi per 9 quarti T alla quarta. Risolvo prima questa e 4 in evidenza, 1600 uguale a 16 T alla quarta più 9 T alla quarta. Per cui ricavo, 4 lo levo, che T alla quarta è uguale a 1600 e più 9 fa 25. Elevo tutta la radice quarta, il 600 fratto 25. Prendo la calcolatrice. E viene 2,83 secondi. A questo punto ricavo le due velocità, avrò che V1 è uguale a A1 per T, che è uguale a 3 per 2, 400 T alla seconda, scusate, sono tutta la seconda, quindi è 400 alla seconda T alla quarta, quindi 400 alla seconda per 4, 400 alla seconda per 4, 640.000.
140.000 fratto 25, 640.000 fratto 25 e viene 12 e 6 e torna 64. Andiamo a vedere i numeri, 12 e 6. Della velocità sarà 3 per 12,6 e questa è 3 per 12,6, 37,8 e V2 sarà A2 per T uguale a 4 per 12,6 e 4,4 metri secondo. Metri secondo più o meno sordo, va bene, a partire da approssimazione. Andiamo al secondo. Un motoscafo naviga con la prua. Un motoscafo naviga con la prua diretta personale alla velocità di 20 nodi. Una corrente marina lo trascina trasversalmente alla velocità di 2 nodi secondo la direzione inclinata 30 gradi, con l'asse nord-sud. Si chiede di determinare la rotta effettiva per questo motoscafo e il tempo impiegherà per coprire la distanza di 10 miglia. Allora, io, il motoscafo si muove verso nord di velocità di 20 nodi, ora poi andiamo a trasformarla. Una corrente marina la trascina trasversalmente con una direzione di 30 gradi nord-sud. Questo è la direzione nord-sud. Scusate, nord-sud dovrebbe essere qua. No, l'asse nord-sud è questo, l'asse LY, quindi è questo, 30 gradi. Con la velocità di 2 nodi. Allora, la rotta effettiva è da trovare la direzione della risultante, va bene? Allora, innanzitutto troviamo la relazione fra nodi in metro al secondo. Conversione nodi metri al secondo. Un nodo è 0,514 metri al secondo. Quindi sappiamo che 0, 1 sta a 0,514 come il nodo, quindi 20 sta a x. 1 sta a 0,514 come 2 sta a a x. Troviamo dei valori, x uguale a 20 per 0,514, x uguale a 2 per 0,514. Queste sono due velocità. Questa è la velocità relativa, questa è la velocità di trascinamento. Quindi è 20 per 0,514. 16, 10 e 3. E questa 1 e 0,3 metri secondo, metri secondo. Bene. A questo punto si può trovare la risultante di questi due, che sarà
la parallela a questa, la velocità trascinamento, velocità relativa, e trovo la velocità assoluta. Questa è la VA. Trovo il modulo della VA. Modulo qui, l'angolo alfa è la direzione della VA, della velocità assoluta dell'effettiva rotta, quindi per trovarla prima di avo VA, VA lo fa con il teorema di Carnot, VA uguale alla radice di Carnot modificato, si dice VT alla seconda sarebbe 1,03 alla seconda più 10,3 alla seconda più 2 per 10,3 per 1,03 per il coseno di 30 gradi. Metto il calcolatrice, qua viene radice di 1,03 alla seconda più 10,3 alla seconda più 2 per 1,03 per 10,3 per coseno di 30. 11,2 metri al secondo. Questa torna. Tu hai la direzione, fa il coseno, l'angolo adiacente, quindi avrò che alfa è uguale al coseno alla meno 1. No, qui devo fare di nuovo il teorema di Carnot. Quindi avrò che, poi troveranno fra VT, VA e VR, e avrò che questo triangolo fa che questo lato, VT alla seconda, è uguale a VR alla seconda più VA alla seconda meno 2 VR per VA per coseno di alfa. Per cui ricavo alfa è uguale al coseno alla meno 1 di VR alla seconda più VA alla seconda meno VT alla seconda fratto 2 per VR qua. Questo sarà parentesi, va bene? Quindi ora metto il calcolatrice e viene coseno alla meno 1 di VR alla seconda 10,3, VA alla seconda è 11,2 meno 1,03 che è VT alla seconda fratto 2 per 10,3 per 11,2. Metto il calcolatrice e vengo. Se alla meno 1, frazione 10,3 alla seconda più 11,2 alla seconda meno 1,03 alla seconda fratto 2 per 10,3 per 11,2. Dura di 67, non si viene un po' più, non possiamo un po' troppo, ma comunque torna 2 gradi, allora viene 2,2 gradi e 67. 67 vi porto un quarantesimi, come faccio? Portare a quarantesimi è un centesimi. 67, mi fa 67 per 60 identica 40 primi. Faccio altro che veniva, secondo me veniva 2,67, questi sono gradi, il decimale 0,67 al centesimo, lo moltiplico per 60, lo riporto in sessantesimi. Ok, 60 centesimi, lo riporto in sessantesimi e viene 40, va bene? 0,40, ok? 2 gradi e 40 primi. Poi, per percorrere effettivamente, per coprire la distanza di 10 miglia, 10 miglia in questa direzione, dipende se ora qui si aderisce male, la distanza di 10 miglia nella direzione sua o nella direzione effettiva. Se la direzione effettiva S è uguale a VA, per t, quindi t uguale a s fratto va.
miglia sono 1.609 metri, quindi 1 sta a 1.609 come 10 a x uguale a 16.090 metri. Questo è lo spazio che deve percorrere. Quindi abbiamo che 16.090 fratto la velocità, che è VA 11.2, che è quello che si usa, è uguale al tempo, quindi è 16.090 diviso 11.2. Viene 1.436 secondi, lo divido per 27, 1.436 diviso 60. Dovremmo intendere 10 miglia in questa direzione. Quindi per cui 10 miglia in questa direzione ci vuole la percorrere un VR, non con VA. Quindi è 16.090 fratto 10 e 3. Quindi 16.090 diviso 10.3 viene 1.562 secondi. Questo punto divido per 60, viene circa 26 di qualche secondo, va bene? Avviso questo tempo. Va bene, poi. Una motiva. Un nuovo motivo è il viaggio alla velocità di 36 km/h. Allora, sapete. Scusate un attimo, torniamo all'esercizio di prima. Effettivamente c'era un errore per il semplice fatto che effettivamente per percorrere 10 miglia la nave che cosa fa? Deve fare 10 miglia in questa direzione, lui cosa fa? Va prima in questa direzione e poi deve tornare. Deve tornare indietro oppure deve fermarsi prima e in base, diciamo, alla in questo senso, va bene, in base al tipo di percorso che vuole fare. Quindi se lui percorre queste 10 miglia nel tempo che lui percorre queste 10 miglia, lui si trova di fatto in questa direzione. Quindi, però si spiega male perché comunque si vede sempre lo stesso, se il tempo, cioè si capisce male qualcosa intende lui per 10 miglia, va bene.
Andiamo a vedere l'altro esercizio, e questo in effetti è spiegato male. Un uomo si va in viaggio alla velocità di 36 km/h e mette dal cammino di mettere un bustone. Andiamo. Allora, l'uomo si va, il fumo che esce a una velocità di 4 metri al secondo. L'uomo si va, viaggia 36 km/h, quindi rivale a 10 metri al secondo. Trovare la velocità dei fumi, devo fare la velocità assoluta, va bene? Quindi questi sono la velocità dei fumi per la velocità del moto, che è la velocità assoluta, quindi questa è la velocità relativa, questa è la velocità di trascinamento, faccio il teorema di Pisagora e avrò che la velocità assoluta è uguale alla radice di 4 alla seconda più 10 alla seconda, quindi è 100. 16. La radice 116 viene 10,7-10,8 secondi, va bene? E questo va bene. Questa è mezzo secondo, la velocità di fondo, va bene? È questo. Vediamo l'altro esercizio. Allora, si vede l'esercizio precedente, parte da fermo accelerazione costante. Fermo restando la velocità del flusso dei fumi, calcolare la loro velocità in corrispondenza alla parte finale della locomotiva. Allora, praticamente dobbiamo calcolare la velocità della locomotiva, quindi VR, dopo 12 metri. Va bene? Quindi avrò il tempo che ci impiega a fare 12 metri. 12 uguale a 1,2 per un mezzo. L'accelerazione di gradù per t alla seconda, da cui t alla seconda è uguale a 24 fratto 11,2, da cui si è uguale alla radice di 24 fratto 11,2. E fa 1,46 secondi. A questo punto ricavo la velocità VR A per T, perché V0 è 0, quindi è 1,46 per l'accelerazione, che è 1,2. Quindi uguale 1,46 per 1,2. Quindi in questo caso la VR è 1,75. A questo punto ripetiamo lo stesso esercizio con 1,75, 4, troviamo la velocità assoluta. VA uguale alla radice di 4 alla seconda più 1,75 alla seconda. Poi sbagliamo, ne ho 10 e 2, che 1 e 2 fratto 2 è 0,6. Qui è 24 fratto 1,2 T2, quindi T uguale a 24 fratto 1,2 sotto radice. Va bene, quindi il tempo è radice di 24 fratto 1,2, 4 e 47 secondi. Calcolare
Calcolavo ci fa, è 4,47 per 1 e 2. Quindi faccio 4 alla seconda per 5,36 alla seconda. Ebbene, circa 6,7 metri al secondo. Va bene, come deve sembrare. Ok, vediamo gli altri. Prendiamo. Un corpo si muove con una circonferenza di raggio M, raggio 20 cm, circonferenza 5 Hz. Calcolare la velocità angolare e la velocità tangenziale. Vediamo qui il corpo in 20 secondi. Va bene? Allora, il periodo di fare un giro è 1 su F, quindi è 1 su 5, ovvero 0,2. Va bene? Per 2 secondi. Deve fare un giro. Bene. L'angolare è 2 pi greco fratto 0,2. Faccio fratto 3, quindi è 7,8 diviso 31,4 lineati secondi. Poi. La tangenziale è omega per R, R e mezzo, quindi è 31,4 per 0,2 ed è 28 metri al secondo. Quanti giri compresi in 20 secondi? Lo spazio percorre in angolo, quindi l'angolo è uguale a omega per T, quindi è uguale a 31,4 per 20. È uguale a 31,4 per 20 e 128 radianti. Equivale, divido per 6,28 giri, 628 fratto 6,28 è uguale a 100 giri. Un giro è 628 radianti, va bene? Ok, allora, di nuovo, andiamo all'ultimo. Una vetrolina accelera partendo da una stazione al ritmo di 1,20 metri al secondo. La metà della distanza la separa dalla stazione successiva, quindi decelera allo stesso ritmo nella seconda metà. Se le stazioni distano 1100, la velocità massima della metropolitana. Allora, il primo tratto accelera, in modo uniformemente accelerato, con accelerazione 1,2. E percorre la metà di 1100, ovvero 5,50. Trovare la velocità è uguale, prima lo spazio, 5,50 è uguale a S0 alla 0, 0 alla 0, 1/2 a 1,2 per t alla seconda, da cui t alla seconda è uguale a 1100 fratto 1,2, da cui t è uguale alla radice di questo, va bene? 1100 fratto 1,2, che viene la radice di 1100 fratto 1,2 e viene 30 circa 3 secondi. 33 secondi, la velocità che raggiunge è uguale a per t, quindi 33 per 1,2. 30,3 per 1,2. 36,4 circa metri al secondo. Va bene? 36,4 per 3,6, lo trovo in chilometri orari, 131,04, quindi circa 131 metri orari.
Siccome l'acciaio ha la stessa velocità, il tempo ci mette a fare il secondo tratto è uguale, è sempre 3x3, quindi il tempo totale è 3x3 per 2 e fa 60,6 secondi. Ok? L'andamento è simmetrico, va bene? Raggiunta la velocità massima, poi la stessa velocità massima torna a 0, va bene? Quindi è 36,4 metri secondo. L'altra metà ovviamente è simmetrica a questa, quindi ok.